Belen Rodriguez ha lasciato davvero Andrea Iannone. Perché si è complimentato con lui. Dopo la gara del MotoGP, quella di Aragona in cui il pilota ha guadagnato un importante terzo posto, Belen Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha dimostrato di aver seguito tutta la gara in diretta rivolgendo al suo ex. Auguri e felicitazioni. Le indiscrezioni si susseguono su quella che è stata la rottura dell'anno, la relazione tra Belen e Andrea Iannone pare sia finita, eppure adesso quello che sembra un nuovo colpo di scena mette in dubbio tutto. Belen Rodriguez non sarebbe più innamorata di Andrea Iannone, per questo motivo la soubrette argentina ha deciso di lasciarlo. Ma pochi giorni fa, su Instagram, la Rodriguez ha dichiarato su Instagram di affrancarsi definitivamente dalle attenzioni del gossip. Belen incinta, Belen lascia. Grazie per tutte queste assidue attenzioni. Quindi, dov'è la verità? Belen Rodriguez potrebbe essersi presa solo una pausa di riflessione da Andrea Iannone. Tra i due potrebbe esserci ancora amore. In un altro post, d'altronde, scriveva: non sto infrangendo le regole, sto solo testando la loro elasticità. A buon intenditor, poche parole. E intanto la grande prova sportiva di Andrea Iannone porta un po' di benessere dopo un periodo decisamente da dimenticare. Dopo la sparizione di decine di migliaia di euro dal suo SUV, con tanto di denuncia alla questura di Milano, Andrea Iannone riesce a fare suo uno splendido terzo posto al Gran Premio di Aragona, dietro Marc Marquez e Andrea Dovizioso. E per lui questo è un nuovo modo di iniziare dopo un periodo decisamente opaco? Staremo a vedere. Intanto, i complimenti di Belen Rodriguez sembrano indirizzare anche il cuore verso la direzione giusta. Chi se ne frega.